benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Tempo fa, tra le luci scintillanti della mondanità, si consumava il divorzio tra l'affascinante imprenditore Flavio Briatore e la radiante showgirl Elisabetta Gregoraci. Eppure, nonostante il calare del sipario su questo matrimonio, la coppia ha saputo danzare con eleganza sul palcoscenico della vita, mantenendo un legame civile e affettuoso per il bene del piccolo Nathan. Le telecamere e gli obiettivi dei paparazzi hanno immortalato spesso Flavio ed Elisabetta in vacanze idilliache e momenti familiari, un quadro di serenità e complicità. Ma come in ogni buon dramma, il cambiamento è dietro l'angolo. Recentemente, la Gregoraci ha fatto battere il cuore dei fan e degli amanti del gossip, svelando una nuova relazione con l'affascinante imprenditore toscano Giulio Fratini. La coppia è stata sorpresa sotto il sole di Capri, in scatti rubati che hanno rapidamente fatto il giro del web, accendendo i riflettori su un amore che sembra fiorire. E come se non bastasse, voci sussurrate parlano di una possibile dolce attesa per Elisabetta. Questa indiscrezione ha risvegliato il ricordo di uno storico patto tra la showgirl e l'ex marito Briatore, un accordo svelato durante la partecipazione di Elisabetta al Grande Fratello VIP. Questo accordo, nato nell'ombra delle trattative post-matrimoniali, prevedeva che, nonostante la fine del loro legame coniugale, Flavio ed Elisabetta avrebbero continuato a coltivare un'immagine unita, per il bene del figlio. Inoltre, per 3 anni la Gregoraci avrebbe dovuto evitare di mostrarsi pubblicamente con altri uomini, un patto segreto per proteggere la tranquillità del piccolo Nathan. Ma ora, quei 3 anni sono trascorsi, e Elisabetta ha scelto di abbracciare la luce, presentando al mondo il suo nuovo amore. Un capitolo che si chiude e uno che si apre, in una storia che continua a tenere tutti con il fiato sospeso. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!